ci avete conosciuto qui, su YouTube. Ma per essere liberi, abbiamo costruito una nostra piattaforma, senza censura e controllo. 2 anni di lavoro, 5 tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è In Zion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su In Zion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. In Zion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa mattina con noi la nostra grande Sara Gamberoni, Elettrone Libero, la storia dell'umanità. State con noi. Eccoci raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io mi vedo rallentato, Sara, poi dimmi, Sara, Sarina, 7-9, insomma. Fammi sapere poi se devo riavviare o meno, perché mi vedo un pochino a scatti. Allora, questa mattina, l'avete capito, con noi la nostra grande, precisa, il nostro grande T9, la nostra grande ragazzina, la ragazzina più giovane che abbiamo, signore e signori, con noi. Eccola lì, Sara, ciao tesoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusami, ho detto un po' di cose a vanvera perché stavo cercando appunto la sigla Flash e quindi, sai, gli uomini non possono fare due cose insieme, da qui ho detto un po' di cavolate. Bene. Buongiorno Sara, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Stai bene? Bene, bene, molto contenta di essere in questa live. Questo l'hai fortemente voluto, infatti hai chiesto a Ila di essere sostituita perché vuoi stare vicino a Sara e francamente fra i nostri autori più seguiti, ma quelli che io personalmente proprio amo maggiormente. Cioè, stiamo organizzando anche dei corsi con Sara, stanno andando molto molto bene, è una persona straordinaria da tutti i punti di vista. E tra l'altro mi scuso per aver devastato il ciclo circadiano di Sara, che è abituata a svegliarsi intorno a mezzogiorno, le 11, mezzogiorno, questa mattina hai fatto la levataccia, vero? Ma in realtà dipende dai giorni, poi insomma per un motivo del genere va benissimo, quindi perfetto, non c'è problema. Perfetto. Certo. Allora, gentilmente, gli appuntamenti, velocissimamente, fai solo febbraio, gli appuntamenti in sala, prego. Aspetta, non ce li avevo pronti, arrivo subito. Ok, intanto io ricordo che le persone che lo desiderano possono iscriversi alla nostra main list, possono iscriversi alla nostra main list della nostra, non arriva, non entra il banner, come mai? Nostra main list, sa, qui, no, e questo non entra, come mai? Come non entra? Entra questo qui, però se io metto il banner sopra non me lo mette, vabbè, insomma, non importa. No, ma perché l'altro, aspetta, faccio io. Sì, questo. Allora, Allora, le persone che sono interessate ai nostri corsi, alle nostre cose, oppure se vogliono iscrivere alla nostra piattaforma gratuita, non per noi, ma per voi sì, la nostra piattaforma In Zion, dove ci sono tra l'altro numerosissimi contenuti della nostra Sara Gamberoni, può iscriversi a luca.nali@inzion.com. Ecco, noi giornalmente la richiamo continuamente di contenuti e di interesse, sia nostri sia di altri. Reindirizziamo, non è che le prendiamo, mi raccomando. Esatto. Prego Sara. Allora, 29 gennaio Luca Nali con Transurfing a Sanremo, poi 2 febbraio sempre Luca Nali Transurfing a Vicenza, 5 febbraio Sennar Caru, vivere in modo supercosciente Sanremo,
5 febbraio Luca Nali Pillola Rossa a Monza, 12 febbraio Luca Nali Transurfing a Bologna, poi 12 febbraio c'è Sara Gamberoni con capacità extrasensoriali a Frascati, 19 febbraio Giovanna Garbuio con legge d'attrazione a Sanremo, 19 febbraio Marco Fischetti con astrologia, gestione della relazione di coppia a Monza, 19 febbraio Luca Nali Pillola Rossa a Frascati. E 26 febbraio Malcolm Bilotta e insieme a Petulia Lera con Enneagramma Tantrico a Monza. Ecco, perfetto. Allora, ragazzi, una cosa veramente molto molto importante. Noi adesso stiamo trasmettendo in tutti e due i canali, però Sara ha pregato, ci ha dato, insomma, ci ha suggerito di essere un po' tutelati, un po' coperti. Ok, quindi stiamo online dal nostro profilo Facebook, così come dal nostro canale principale riabilitato ieri, e dal nostro secondo canale, il secondo Moletto, il canale Moletto, Luca Canali 2. Probabilmente che è quello che comunque è sacrificabile, Luca Canali 2, no? Per cui, quando poi Sara lo riterrà, se riusciremo a tenere un tono, a toccare degli argomenti che non saranno particolarmente sollecitanti, noi continueremo la trasmissione in questi due canali. Altrimenti, nel caso in cui voi dovreste invece, dovremo invece toccare degli argomenti particolarmente piccanti, togli il banner tesoro per favore, voi potete andare direttamente, se non volete, cercare Luca Nali 2, che non è così indicizzato, francamente, no? YouTube cerca un po' di mettervi qualche sassolino per farvi scricchiolare gli ingranaggi, comunque. Quindi nella nostra home page, nella nostra piattaforma, trovate la finestra da dove stiamo appunto trasmettendo e conseguentemente potete vedere quello, eccolo qua. Potete vedere quello che di fatto la live in corso, scusate. Questo è il nostro libro, eccolo qua, che tra l'altro adesso è alla 32esima posizione, ancora sta salendo, sta vendendo tantissimo, ragazzi, io sono contentissimo e vi ringrazio veramente tanto per le persone che si stanno iscrivendo alla nostra piattaforma, attualmente 26.000 iscritti, quindi anche per quanto riguarda il fatto di iscriversi è molto importante perché grazie a farlo noi possiamo mandarvi delle mail, no? E periodicamente, quando ci sono dei contenuti particolarmente importanti da farvi vedere. Velocissimamente la lettura di un brano del mio libro e poi andiamo a presentare la nostra Sara. Vai. Ok, allora ho scelto questo. Il processo psicologico della sublimazione fa sì che la persona che ne è affetta galleggi all'interno di un contesto nel quale egli non trova nessuna specifica identificazione, quindi di fatto non sa chi è. Ecco perché ha bisogno, anche se a livello inconscio, che qualcuno glielo dica. A questo punto è chiaro il motivo per cui, al contrario, chi è consapevole non ha bisogno di questo e riesce a percepire se stesso all'interno di un mondo e di un sistema in maniera ferma, e vede le cose da un punto di vista panoramico. La persona consapevole riesce a pensarsi in una condizione in cui gli è chiaro quello che sta facendo, e che quello che sta facendo, scusate, è sempre un'esperienza finalizzata alla sua eternità. Perché noi non abbiamo una scadenza, se non dal punto di vista meramente terreno, e possiamo accorgerci che questa esperienza terrena è soltanto un momento, un frammento della nostra eternità. Tutto l'universo vive secondo un movimento alternato di battere e levare, quindi esplode, poi implode, per poi tornare a esplodere in un alternarsi senza fine. Quindi anche noi viviamo questa alternanza, dove a volte si va in sospensione e si cambia stato, però si va avanti e si continua in uno stato nuovo. E lo stato nuovo che noi andiamo a vivere, come proseguimento della nostra indole e della nostra anima, è caratterizzato da ciò che abbiamo fatto, esperito e vissuto. Grazie, pensavo tu leggessi tutto il libro, grazie. Oh, sembro un coglione, però due cose insieme riesco a metterle insieme, eh? Mi è piaciuto questo brano? A me? Sì. Eh sì. Vai tesoro, allora mettiti alla console, pure i commenti, mi raccomando, spazio alle domande e insomma tutto quello che le persone vogliono chiedere. Ricordo che tra l'altro noi siamo tra i pochissimi, forse gli unici, che danno continuamente voce e visibilità ai pensieri delle persone, anche quando questi non sono simpatici. Questo costa molto caro perché mettersi a tu per tu, mettersi a confronto con quando tu metti la tua dignità, la tua esperienza, la tua conoscenza, la tua faccia rispetto a persone
persone che invece non ce l'hanno, non è chiaramente un confronto impari, no? A volte sleale, però comunque noi continueremo a farlo perché noi esistiamo per fare in modo che le persone che sono bistrattate da questo sistema abbiano invece qualcosa da poter recriminare, qualcosa da poter dire di loro. Tesoro, allora, prenditi cura dei commenti, grazie per il momento, ci vediamo più tardi. Signore e signori, non ti alzi e ti abbasso io. Signore e signori, non senza emozione, la nostra Sara Gamberoni. Eccoci, buongiorno Sara, buongiorno. Buongiorno mondo, buongiorno Luca, buongiorno Saretta. È bello, io sono contenta di essere qua con la Sara, saluto tutti quanti. Sì, solo con la Sara, come no, eh? Con te ormai la nostra storia è finita. Benissimo, anche benissimo. Quando fai campane io non sono riuscita ancora a trovare un uomo ai tuoi corsi, cioè veramente mi è deluso, però donne, no, uomini ai corsi di campane tibetane. Ecco, benissimo, lasciamo perdere. Allora, Sara, tesoro, se volete scrivere delle cose, no? Quando scrivete Sara, no? Brava Sara, grazie Sara, come sei brava Sara, fortissima Sara adesso. Allora, oggi Sara... Fanno il complimento a tutte e due. Cioè, esattamente. Qui. Allora, se volete però essere più precisi, mettete T9, no, scherzo, per quanto riguarda, anche il cognome mettete, via, perché sennò non ce la facciamo. Non si capisce, poi qui ognuno di loro pensa che magari è riferita all'altro e quindi poi si esclude da quel complimento. Ecco. Allora, Sara, per chi non la conoscesse, Sara... Dico anche quella che è la mia percezione rispetto a questa persona, io credo semplicemente che sia un genio. Lo credo fortemente perché ha una capacità di elaborare, di ricongiungere tutta una serie di frammenti, no? Che altrimenti alla maggior parte delle persone, io vi compreso il sottoscritto, apparirebbero senza ricongiunzioni. Lei è in grado di rimettere insieme, quindi costruire delle narrative e mettere in evidenza quella che è anche, perché si occupa anche di altro, comunque quella che è la vera storia dell'umanità. Credo che in questo momento sia determinante, per questa ragione do il massimo rilievo a persone come Sara, così come il canale La Sorgente di Sanremo, perché di fatto grande Riccardo Corongio, ciao, perché di fatto ci fanno ricordare quanto è importante sapere chi eravamo, perché sulla base di questo, una volta rieducata la reminiscenza che abbiamo di noi stessi, cambia anche quello che lasciamo che gli altri ci possano fare, non lo permettiamo più, no? Comincia a diventare, c'è uno scarto nella nostra consapevolezza e nella nostra dignità. Quindi questo penso che sia la base del nostro risveglio, la ragione per cui Sara è tra le mie preferite è questa. Sara, buongiorno. Buongiorno. Allora, riguardo a quello che stai dicendo, è importantissimo sapere quali sono le nostre origini, perché altrimenti, come vedremo anche un pochino oggi, non riusciamo a comprendere minimamente neanche la geopolitica, quello che sta per succedere. Cioè, non ha alcun senso dal nostro punto di vista, perché ci mancano proprio i riferimenti e quindi l'ultima puntata, diciamo che abbiamo dovuto fare un po' di digressioni perché... Bisognava fare un po' di preliminari per introdurre una cosa di questo tipo. Poi so che qua ci sono anche persone che conoscono già benissimo la questione della nuova cronologia, che conoscono anche il professor Felice Vinci. Poi ci sono persone che invece non ne hanno proprio mai sentito parlare. Quindi per le prime persone magari si potrebbero anche un po', potrebbero sentire delle cose già sentite, perché si tratta degli studi del professor Fomenko, anche se in realtà... Sì, ci mettiamo in mezzo anche altre cose, altri collegamenti miei magari presi, come vedremo, dalla storiografia ufficiale, perché noi dobbiamo vedere dove sono le contraddizioni nella storiografia ufficiale. Se le troviamo lì, allora siamo sicuri che c'è qualcosa veramente che non va. Non è come leggere soltanto un libro con una fonte alternativa, sì, però non hai un termine di paragone, quindi magari non sapendo neanche la storia ufficiale, perché noi della storia ufficiale della Russia, dell'Ucraina, non abbiamo la più pallida idea, non vediamo dove sia l'inghippo. Però, insomma, per le seconde persone, quelle che veramente non conoscono minimamente questi studi della nuova cronologia, è una cosa molto triggerante, passami il termine, perché sì, poi sono persone che magari si offendono se si dice che libri con cui siamo stati cresciuti, indottrinati, come la Bibbia, a livello storico sono da buttare via,
nessuno sta dicendo, anzi io stessa mi sono occupata tantissimo e la mia serie più importante è stata proprio sul riabilitare ciò che di vero c'era in quel messaggio separarlo, scremarlo da tutte le altre cose che ci hanno messo, insomma, per cui il messaggio della Bibbia nessuno ha niente da dire su questo, anzi è la tecnica del gatekeeping che è sempre stata fatta, cioè di mettere una cosa vera in mezzo a tante fandonie in modo che la gente ti possa seguire, perché se non sente neanche una cosa che gli risuona, come li fai a prendere per il culo, insomma. E quindi sì, avevamo bisogno per questo motivo di fare un po' di preliminari per preparare le persone a questo, intanto facendogli capire quanto sono labili le fondamenta su cui noi ci basiamo, la storia, l'archeologia, quindi abbiamo dovuto vedere tutta la questione del carbonio 14, della datazione delle fonti, di come si fa a datare dei suoli, insomma, dei piani di calpestio, eccetera, e quindi non siamo entrati ancora proprio nel vivo della storia, quindi oggi, secondo me, sarebbe carino incominciare con il primo pezzettino, no? Perché ok, perfetto. Ti può andare, va bene? Assolutamente sì. Tra l'altro, non so se lo sai, però abbiamo fissato un'intervista con Felice Vinci. Grande, sono felicissima. Sì, l'ho voluto. È simpaticissimo, cuore. Veramente simpaticissimo. È un grandissimo, lo stimo tantissimo. E quando ho visto, infatti, che lo hanno invitato sulle ali del bruco, ho voluto questa cosa e sono felice che siete riusciti a... Sulle ali del brugio, è un buon canale, facciamoli pure pubblicità, però si chiama Sulle ali del brugio. No, bruco. Ah sì? Vuol dire stregone in spagnolo, Luca. Scusami. E là. T9 se la ride, come gode T9, allora, è contenta. È un po' pignotta qua, ragazzi. Scusatemi. Oggi siamo due T9, due Sare T contro... Bestia, ma è proprio finito... Ecco perché non voleva farla nessuno questa live, vai! Ok, quindi, volevo partire, posso fare la condivisione? Quello che vuoi. Tu metti la finestra, poi l'alzo io, eh? Allora, presento. Condividi schermo, chiedo scusa. Intanto ricordo che per quanto riguarda i corsi di Sara Gamberoni, se volete vederli, andate in programma, nel calendario, lì ci sono tutte le date che lei, che Sara Gamberoni, fa in Italia. Allora, tiro su? Sì. Vado? Vai. Ok. Ok, quindi oggi volevo mettere, per incominciare... Questa nostra trattazione era il caso, secondo me, di vedere alcune questioni contemporanee, perché ci stiamo trovando appunto, io non voglio parlare, non voglio dire parole che possano dare fastidio, cercherò di non dire nulla, però vi volevo fare vedere alcune cose che ci possono fare sorgere qualche domanda, no? Per esempio questo video che mi ha mandato Donato, che saluto. Poi chi vuole saperne di più, ho fatto dei post su Telegram dove ho spiegato di più di queste cose che oggi non si possono dire e magari poi li rimetterò su Telegram. Vi volevo fare vedere questa cosa e non commenterò neanche le capacità artistiche e starò zitta, però voi guardate attentamente le immagini e la traduzione. Рве та стогне Дніпр широкий, і на Дніпрі стоїть Дніпро. Тут наші корні, тут істоки, а між ними, кстати, строїться метро. Увидиш все ты с этой точки, видали и ввысь, и ширину,
А если встать тут на носочки, увидишь ты одну страну. Ах, это странная страна, где заблудились времена и сохранились имена, и притаились письмена, и где бросают семена, и где случается война. Хоть иудейская она, хоть шестидневная она, ах, это пряная страна! Как удивительно, юна! Всего ей 70. Привет! Плюс 3-4 тысячи лет. И учит мир история. И учит мир историю. То, что прошел достойно Эйц Исраэль. И что прошла при этом через Израиль. Тут Авраам родил Исаака. А тот Иакова родил. За эти годы было всяко. Народ тут жил, хоть иногда ходил, бродил. И рассмотрев все заявления и проведя закрытый тонг, Всевышний выделил им землю. И был подписан двусторонний договор, что та и эта сторона все обязательства, что на себя готовы были взять, готовы будут выполнять. Они и сеять, и пахать, еще при этом не вздыхать. И плюс пустыню орошать. И плюс кашрут не нарушать. И плюс врагам давать люлей. Не только на своей земле. Научный поднимать престиж. Готовить вкусно рыбу фиш. На место ставить весь ООН. И плюс, и плюс, и плюс. А он? А у него лишь пункт один. Не может быть! Один. Какой? Простой, чтобы их хранить. Стоим на расстоянии взмаха, хоть путь от нас до вас большой. А дома вам Ашер Малах займет в Днепре практически любой. Поймет и слово, и молчание. Поймем улыбку и печаль. И автомат, что за плечами? Кто, как не мы? Кто, как не мы, поймет сейчас? Ах, это близкая страна, и каббалистская страна, и модернистская страна. Где истина и где стена? Где средиземная волна? И где небес голубизна ложится на снегоголам? Где живой Иордан? А море? Мертвые привет. Все содомские секреты хранили. Здесь, наверное, где-то ждет конец на света. Но конкретных данных нету. Это добрая примета. Так что будем жить и веселиться до тех пор, пока он не пересмотрел. Спасибо. Договор. Страна хай-тека и Талмуда не обогнуть, не обогнать. О, сколько нам открытий чудных может нам подарить, а в крайнем случае продать. Шлем поздравления всем коленям. Днепровский хаксамех вам. У нас так много параллелей. У нас один меридиан. И в этом
соль заключена, и в этом суть обнажена. Земля, что свыше нам дана, она ведь не всегда страна. И не тогда она страна, когда нам быстро дана, а тогда она страна, когда быстро дана. Стоите вы! Стоите вы! И мы стоим! И мы стоим! И вы стоим! И вы стоим! Имейте все в виду! Учитель, не встретимся! А мы, конечно, встретимся. Где встретимся? А вы читайте о году в Иерусалиме. В будущем году! Так в Иерусалиме в будущем году! Verrò fatta godere fino all'ultima nota. Luca, ci sei? Sei vivente ancora? Sara, tolgo la... ecco, scusami, tolgo la condivisione, eh? Boh, se vuoi, perché sì? Comunque ho altre cose. Vabbè, quando poi un momento lo dici, vai. Sì, quindi, insomma, non so se si è capito che queste persone cantano da Kiev dicendo che è lì che sono successe tutte le cose che sono scritte nella Bibbia, lì Isacco, lì Abramo, lì Giacobbe, eccetera, eccetera. E sappiamo che abbiamo questo progetto della Gerusalemme Celeste in Ucraina, e ne ha parlato tantissimo anche Maurizio Blondet, che ha fatto degli articoli. Detto questo, non dico più niente. Quindi dobbiamo pensare che queste persone sappiano magari qualcosa che noi non sappiamo, no? A livello storico. Che cosa può centrare Kiev con la Bibbia? Che cosa può centrare l'Ucraina con la Bibbia e con queste storie? E quindi io sono andata a vedermi il più antico testo slavo, la più antica storia russa che si conosca, che è appunto la cronaca degli anni passati, che è assolutamente introvabile in Italia, assolutamente introvabile, non l'ho trovata da nessuna parte. Per fortuna siamo riusciti ad avere questo PDF, perché il libro purtroppo non lo vendeva più nessuno. E poi mi sono accorta del perché leggendolo. Perché ci sono delle cose un po' strane dentro, e se volete ve ne leggo un pezzo. Vai. Allora. Di questa, non è qua, è qua. Questa è la cronaca degli anni passati di Nestore l'Annalista, che è stata scritta nel monastero delle grotte di Kiev, che è un posto molto interessante, tra l'altro, perché ci sono tutte queste catacombe scavate con le tombe, proprio come quelle che noi ci immaginiamo che siano le catacombe paleocristiane del primo secolo, in realtà però sono medievali e sono esattamente identiche. E, tra l'altro, le stesse mura del monastero di Kiev, se poi volete andarle a vedere, sono medievali e sono esattamente identiche a quel tipo di costruzione che noi crediamo che sia romana, come vi ho fatto vedere per esempio l'anfiteatro di Lecce, dove ci sono tutti quegli esagonini, è esattamente identica, quindi dici, finalmente abbiamo trovato anche la matrice come si dice, architettonica, che è spiccicata uguale. Però a parte ciò, qua è stata scritta la cronaca degli anni passati, che sarebbe praticamente la storia da quando è nata la Russia, ed è del 1116, e quindi praticamente qua si racconta, questa era la vecchia Rus di Kiev, di cui poi vedremo, poi grazie ad Anna abbiamo ricostruito, perché comunque hanno cambiato i posti a tutte le capitali, tutti i posti. E qui si parla della spartizione delle terre dopo il diluvio, e tra l'altro si leggono delle cose strane anche qua. Per esempio, ricevette le terre settentrionali occidentali, la Media, l'Albania, l'Armenia, la Cappadocia, la Farfadonia, il Bosforo, mi sembrano settentrionali occidentali, a noi sembrano meridionali e orientali, perché hanno anche cambiato il verso delle mappe. Una volta il nord stava a sud, il sud stava a nord, l'ovest stava a est e l'est stava a ovest. Per cui quando noi oggi leggiamo queste cose non comprendiamo, e quando leggiamo delle storie, per esempio delle crociate, siamo convinti che le persone siano partite dall'occidente per andare in oriente, ma l'occidente stava al contrario una volta. Ma queste cose si sanno, infatti sono risapute in tutti gli atlanti cartografici, che era così, per cui non sono cose che stiamo dicendo noi.
quindi capiamo già anche un'altra cosa. Poi qui si parla della Torre di Babele, la dispersione dei popoli, tutto questo accade nella terra russa però, l'elencazione dei popoli slavi e poi c'è la descrizione della via dalla Rus a Roma. E ve lo leggo. Al tempo in cui i poliani, che erano uno di questi popoli, vivevano isolati tra le montagne, c'era una strada che andava al paese dai Variaghi alla Grecia. I Variaghi erano gli Scandinavi, di cui abbiamo parlato, di cui parla Felice Vinci, in Omero del Baltico, queste popolazioni che poi dalla Rus, che si chiamava la Rus proprio la popolazione di vichinghi, e sono stati poi invitati a governare in Russia, e da lì poi sono diventati la regnante che abbiamo ancora oggi. Questi Variaghi quindi stavano nei paesi scandinavi. Dice, c'era una strada che andava dal paese dei Variaghi alla Grecia, mentre dal paese dei Greci a quello dei Variaghi c'era una via per le barche lungo il Dniepro, il fiume di cui stavano parlando i signori nella canzone, su cui sorge Kiev, e dall'alto Dnepr fino all'Ovat. Dall'Ovat si entrava nel grande lago Ilmen. Da questo lago scaturisce il Volchov fiume, che sfocia nel grande lago Nevo, la Doga, di cui la foce nel mare dei Variaghi. Da questo mare si può andare fino a Roma, e da Roma sempre per mare fino a Zargrad, Costantinopoli, e da Zargrad si può andare al mare del Ponto, il Mar Nero, nel quale si getta il fiume Dnepr. Il Dnepr ha la sua sorgente nella foresta di Okhov e scorre verso mezzogiorno, mentre la Dvina ha la sua sorgente nelle stesse foreste, scende verso settentrione, visto, scende verso settentrione, il settentrione dovrebbe stare a nord, e si getta nel mare dei Variaghi. Infatti il mare dei Variaghi è al nostro nord perché è il mare del Mar Baltico. Da queste medesime foreste scende da occidente a oriente il Volga, da cui 70 foci si gettano nel mare Caspio. Da questo mare, lungo la Volga, si può andare dalla Rus alla Bulgaria e presso i Kvalisi e raggiungere oriente il territorio dei Semiti e andare lungo la Dvina fino al paese dei Variaghi e dal paese dei Variaghi fino a Roma, da Roma fino ai possedimenti dei discendenti di Cam. Il Dnepr con le sue tre foci si getta nel mare del Ponto, chiamato Mare Russo. Per questo mare, a quanto si dice, arrivò per evangelizzare Sant'Andrea, fratello di Pietro, che è il personaggio più importante di tutta la storia, e ci torneremo dopo. Ma guardiamo un secondo la geografia di tutto questo, che grazie alla Dana, che mi ha dato una mano un po', siamo andati a ricostruire un po' su Google Earth qual era praticamente la... Condivido lo schermo, Sara? Sì. Ecco, ricordo che Dana sta dando un contributo incredibile perché è russa, quindi per quanto riguarda le traduzioni c'è una grandissima collaborazione fra Sara e Dana, è titolare del canale La Sorgente di Sanremo, quindi questa cosa veramente impreziosisce tutto questo, grazie ancora Dana, grazie a quel canale importantissimo. Grazie alla Dana che tra l'altro stava un po' male, quindi speriamo, le mandiamo un bacione e speriamo che si riprenda in fretta. Ma quindi, sì, russa, si riprende subito lei. Russa, esatto. Quindi abbiamo la descrizione della via dalla Rus a Roma. Allora, qua si dice che appunto dalla Grecia al paese dei Variaghi... Puoi togliere la banda laterale? O... No, non so mica, non credo. Non si riesce? Io credo ci sia una... Sì, brava. No, niente, va bene, non ti preoccupare. Io allora, posso ampliare, ti posso mettere giù, tanto ti sentono ugualmente le persone, va bene? Mettimi giù, assolutamente. Ok, vai. Allora, questo è il paese dei Variaghi, paese scandinavi, no? E abbiamo la Grecia, che noi crediamo che sia questa. Quindi noi sappiamo, questi ci dicono che c'era una via lungo il Dnepr, dai paesi dei Variaghi alla Grecia. Qua abbiamo il Dnepr, che è questo qua. Qua c'è Kiev. Dnepr, l'ho messo da qualche parte. Questo fiume è il Dnepr. Dove sorge Kiev? Eccolo qua, il Dnepr. Dicono che per il Dnepr si andava fino alla Grecia, quindi noi immaginiamo che dovessero fare una roba del genere, praticamente. Dice, c'era una via, si entrava nel grande lago Ilmen, il grande lago Ilmen che è questo.
Poi dice, da questo lago scaturisce il Volchov, che è questo fiume, che sfocia nel lago Nevo, che è questo lago qua. Poi dice, la cui foce nel mare dei Variaghi. Da questo mare si può andare fino a Roma. Quindi loro dicono che da questo mare dei Variaghi si può andare fino a Roma. Noi Roma ce la immaginiamo qua. Vabbè, è strano. Poi dice, e da Roma, sempre per mare, fino a Zagrad. Allora, Zagrad, Costantinopoli, sta qua. Era qua. Quindi da questo stesso mare loro dicono che si poteva andare a Roma e a Costantinopoli. Okay. Dice, e da Zagrad si può andare al mare del Ponto, nel quale si getta il fiume Dnepr. Qua ci ritroviamo perché il mare del Ponto è questo e si getta il fiume Dnepr. Il Dnepr dice, vabbè, dove ha le sue sorgenti? Dice, da queste foreste, scusate, ok, dice, da questo mare lungo il Volga si può andare dalla Russia alla Bulgaria, ok, e raggiungere a oriente il territorio dei Semiti, però noi abbiamo visto che per loro l'oriente stava all'occidente, quindi dovrebbero essere questi Semiti a occidente, ok? E poi dice, la parte più importante, e andare lungo la Dvina fino al paese dei Variaghi, dal paese dei Variaghi fino a Roma, e da Roma fino ai possedimenti e ai discendimenti di Cam. Il Dnepr con le sue tre foci si getta nel mare del Ponto, chiamato Mare Russo. Quindi loro stanno dicendo che nel mare del Ponto, chiamato Mare Russo, questo qua, è da questo mare che è arrivato Sant'Andrea, fratello di Pietro. Loro dicono che da questo mare sopra praticamente si poteva arrivare fino a Roma, che mi sembra una cosa strana. Quindi vediamo che con Roma abbiamo qualche problema. Quindi abbiamo l'Apostolo Sant'Andrea, Sant'Andrea, insomma, che è andato a evangelizzare questa zona per farla diventare cristiana. È andato presso i Variaghi. Dice, dopo aver predicato la parola di Dio a Sinope, Andrea andrò fino a Cherson, dove apprese che il corso del Dnepr non era lontano. Quindi lui viene da qua e ha appreso che qua da queste parti si poteva prendere questo fiume. Dice, volendo recarsi a Roma, guadagnò la foce del fiume, risalì la corrente e prese terra la prima volta alle falde delle montagne. Quindi lui, per andare a Roma, che dovrebbe essere qua, ha preso il fiume Dnepr ed è andato verso nord. E dice, l'indomani, alzandosi, disse ai discepoli, guardate queste montagne, la benedizione del Signore risplenderà su di esse. Una grande città si alzerà e Dio vi innalzerà molte chiese. Quindi, salito sulle montagne, egli le benedisse, piantò una croce, dopo aver pregato il Signore, scese dalla montagna, dove in seguito sorse Kiev. Quindi lui è andato, la prima città dove si è fermato è stata proprio Kiev, dove lui l'ha benedetta e ha fatto in modo che si formasse questa città. Dopodiché ha risalito il Dnepr per andare a Roma. Poi, Sant'Andrea, continuando la navigazione, sbarcò in seguito tra gli Slavi, là dove oggi è Novgorod. Novgorod oggi è qui, però una volta Novgorod si trovava in quella che oggi è, per esempio, la zona di Yaroslav, che non la trovo, che sta qua, da queste parti, insomma. Quindi lui, per andare a Roma, se ne va su, dice. E restò alcuni tempi tra di loro, questa parte è carina, ve la leggo, studiò questi popoli, le loro abitudini e i loro bagni, poiché si bagnavano e si colpivano bagnandosi, se ne stupì. In seguito si recò presso i Variaghi e di là raggiunse Roma, dove parlò dei popoli che aveva evangelizzato e raccontò quanto aveva osservato nei suoi viaggi. Quindi, insomma, lui, per andare a Roma, va dai Variaghi. C'è una cosa strana qua.
E quindi lui si ferma lì ai Variaghi, perché Roma evidentemente era lì presso i Variaghi, e gli dice: io ho visto cose stupefacenti nella terra degli slavi venendo qui, qui a Novgorod, dove era stato. Ho visto dei bagni di legno che riscaldano moltissimo, quindi facevano già le saune. Quindi gli uomini si mettono tutti nudi, si gettano sul corpo dell'acqua saponata, poi prendono una verga flessibile, si colpiscono da se stessi e si battono così forte che ne escono appena vivi. Allora essi si versano dell'acqua fredda sul corpo e ritornano così alla vita e fanno ciò tutti i giorni. Nessuno infligge loro questa tortura, se la danno essi stessi, fanno ciò per bagnarsi, non per torturarsi. E coloro che si sentirono questo racconto ne furono sorpresi. E dopo il suo viaggio a Roma, Andrea tornò a Sinope. Quindi abbiamo notato una cosa abbastanza strana riguardo alla posizione di Roma, perché abbiamo visto che è una strada che assolutamente non ha senso fare, no? Perché abbiamo visto che se lui parte da qui e Roma si trova dall'altra parte, lui se ne va su per il Dnieper e dice che si trova nel paese dei Variaghi. Quindi, sì, vi faccio vedere più o meno due posti. E non è l'unica cosa strana che ho trovato su Roma, ho trovato un'altra fonte che è sempre storiografica ufficiale, che è questa del Kitab al-Bahir, che è il libro di Piri Reis, del cartografo imperiale ottomano Piri Reis, che stranamente lui praticamente ha fatto questo portolano, che era il libro di navigazione dove si mostravano tutte le coste, le prime mappe geografiche, le prime carte geografiche sono nate come portolani per la navigazione. E quindi questi ammiragli, che poi erano anche pirati, facevano la navigazione costa a costa e dipingevano con le coordinate tutto quanto, tutte le città, tutto quello che incontravano, perché poi gli serviva per il commercio. E quindi lui dipinge tutte quante le città che trova e dicono stranamente che ci sono poche notizie su Roma, che è questa, ridotte all'essenziale. Dice: a differenza della Costantinopoli bizantina e ottomana, Roma non è stata mai descritta con dovizia o precisione nelle fonti islamiche, sin dai tempi dei prigionieri viaggiatori arabi Harun ibn Yahya verso la fine del IX secolo. La Roma descritta da Harun, secondo i Gabrieli, ha poco di personale, ripetendo quel tipo di descrizione della città eterna che è comune anche ad altri autori arabi del Medioevo e che fu ripresa in maniera libresca e pedissequa. Si consideri, vabbè, nel mezzo della questa è la sua traduzione. Nel mezzo della detta terra della città di Roma scorre il fiume Tevere. Il circuito di Roma è 18 miglia, dentro vi sono molte rovine. La causa del fatto che Roma trovò gran fama è la seguente. Nel tempo antico ci fu un certo San Pietro che è sepolto in quella città. Questo San Pietro, dicono, fosse uno dei 12 amici del profeta Gesù, sul quale sia la pace. La causa di trovare fama di Roma è appunto questa. Qui lui ci dice che a quell'epoca Roma era una città che era famosa solo per questo motivo. Non troviamo grandi frasi in cui si spiega che quello era il centro del mondo, il centro di chissà quale impero, no? E poi scopriamo che c'è un altro, o forse era sempre lo stesso, comunque Harun ibn Yahya, ha raccontato di due città di Roma, la Roma bizantina e la Roma papale, nella stesura del geografo Ibn Rusta, vissuto nel X secolo. E quindi praticamente noi scopriamo che ci sono probabilmente più di una Roma. E quindi la domanda che sorge è possibile ordinare tutto questo caos? Fortunatamente sì, perché come ho detto il professor Felice Vinci, che ha scritto Omero nel Baltico, ci ha parlato proprio di questi vichinghi, e il professor Fomenko dell'Università di Mosca, anche lui ha riordinato tutta la storia della Russia con metodi statistici astronomici precisi, computerizzati. E quindi hanno ricostruito la corretta cronologia e la corretta geografia della storia. E quello che hanno scoperto, come vi avevo accennato, è che tutta la storia che noi crediamo antica, che ci hanno raccontato a scuola, è stata inventata in un certo periodo per coprire le tracce della storia medievale di questo impero russo
tartaro turco, originato da questa stirpe nordica della Rus del Scandinava. E quindi da qui è venuta fuori un'enorme confusione cronologica e geografica. Perché? Perché questi vichinghi, come vedremo tra un po', si portavano dietro ovunque andassero, ed erano grandi navigatori, tutti i toponimi, richiamavano nello stesso modo le città come ce le avevano nella loro terra d'origine. E quindi vi volevo spiegare in breve, anche se penso di averlo già fatto, quello che è successo e il motivo per cui l'hanno fatto è che c'è stato un cambio politico. C'è stato nel XVII-XVIII secolo un programma europeo di riscrittura della storia antica voluto dai Romanov che avevano preso il potere. Hanno incaricato Scaligero e Petavio, prima uno poi l'altro, perché è durato più di un centinaio d'anni. In questo momento sono state distrutte tutte le biblioteche, è stata inventata la storia, gli autori greci, romani, sumeri, persiani, cinesi, e poi... noi oggi utilizziamo questi testi distorti e li consideriamo come le fonti antiche primarie. In realtà sono state scritte 200 anni fa. L'hanno fatto perché c'è stata questa grande ricostruzione politica del mondo tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Dopo il crollo dell'impero russo, che si chiamava Impero Mongolo, e non è l'impero mongolo che crediamo noi con i mongoli, ma erano russi, tant'è che nelle miniature medievali noi vediamo Genghis Khan caucasico, Batu Khan caucasico. I nuovi piccoli stati autonomi che sono emersi dopo dalle frammentazioni, come tutti quelli che noi conosciamo in Europa, hanno deciso poi per ottenere il loro potere, fare sì che comunque non tornasse in auge questo vecchio impero mondiale e di tenere stretta la loro terra, hanno dovuto inventarsi delle radici antiche per legittimare il loro potere. E quindi lo scopo principale di questa nuova versione era quella di distorcere la vera storia dei secoli dal XIV al XVI, proprio per permettere che questo fosse fatto. E la principale falsificazione, quindi anche la creazione delle fonti antiche, è stata effettuata appunto dal XVII-XVIII secolo, quando l'impero era crollato, dopo il 1600. E poi, anche alla fine del XVIII secolo, in particolare dopo la vittoria dei Romanov su Jemelan, che poi noi l'abbiamo conosciuto come Pugachev, nella guerra del 1773-1775, alla fine della quale, 1776, nacquero gli Stati Uniti d'America e rimase soltanto un vecchio frammento di questo vecchio impero, che era la Tartaria di Mosca, la Grande Tartaria, che poi venne venduta dai Romanov all'Alaska e agli Stati Uniti alla fine del 1800. E quindi siamo riusciti, grazie a questi autori, a ricostruire che cosa c'era prima. Quindi abbiamo... Io ho dovuto un po' implementarli, perché noi abbiamo Felice Vinci che ci parla dell'Odissea, dove lui è riuscito a scoprire che, come tutti quanti i grecisti si sono accorti, quando noi andiamo a vedere l'Iliade e l'Odissea e cerchiamo in Grecia gli stessi luoghi geografici, non li troviamo perché le descrizioni non corrispondono minimamente. Felice Vinci nei paesi scandinavi invece si è accorto che assolutamente combaciavano perfettamente, tant'è che c'erano ancora gli stessi toponimi ancora, tra cui avevamo, e lui li ha ricostruiti, quindi ha ricostruito qual era il mondo vero dell'Iliade e dell'Odissea. Il Tartaro si trovava qua, questa era l'isola di Ogigia, si chiamano ancora così, tra l'altro l'isola di Ogigia si chiama ancora Ogigia in Scandinavia, e avevamo i Feaci che stavano qua, avevamo la Tebe egizia che stava qui, e questo è tutto il Mar Baltico. Quindi, tra l'altro, se noi abbiamo idea un po' dei cognomi ebraici, finiscono spesso con Sen, con Son, che per esempio Johansson, Simonsen, che significa figlio di Giovanni, figlio di Simone, ma questo è il tipico cognome scandinavo. Questa cosa l'ho notata. Quindi io dicevo, ma
Quindi quando io sento un paese dei cognomi scandinavi dico, ma cosa, sono tutti ebrei? Invece no, poi scoprendo queste cose si capisce che in realtà noi non sappiamo chi sono gli ebrei e crediamo che siano quello che ci hanno detto, invece in realtà provengono da queste terre. Quindi erano questi navigatori vichinghi, biondi, dolicocefali, e che si portavano in giro tutti i loro toponimi. Questa è un'altra carta di Felice Vinci che fa vedere qual era il territorio dell'Iliade e dell'Odissea, che poi lui ve ne parlerà meglio di me, per cui posso andare avanti. Quindi vediamo che dobbiamo riscrivere proprio completamente la geografia. E quindi abbiamo parlato un po' delle prime Rome. Secondo la ricostruzione che ha fatto Anatoly Fomenko, ci sono state almeno 5 città che si sono chiamate Roma. La prima è stata Alessandria d'Egitto. Infatti anche Felice Vinci ha capito che questa popolazione, durante un optimum climatico non meglio identificato, navigando si è spostata poi verso la zona del Mediterraneo e lì ha fondato di nuovo l'Egitto e tutti i paesi che noi conosciamo dell'epoca del bronzo. E infatti anche Fomenko ha scoperto questo, che la prima Roma probabilmente era Alessandria d'Egitto. Infatti lì è stato introdotto il primo tipo di scrittura, perché quello che hanno scoperto con questi studi è che noi non abbiamo nessuna fonte scritta originale prima del X-XI secolo. Tutte le fonti scritte che noi crediamo che siano antiche sono state riscritte in questi ultimi 200 anni per coprire questa storia. A livello di fonti originali pare che la scrittura sia comparsa al cavallo tra il X e l'XI secolo, e probabilmente uno dei tipi, dei primi tipi, è stata proprio la scrittura geroglifica, che in effetti utilizzava delle immagini, degli ideogrammi, non era ancora una vera e propria scrittura. E dopo da lì si originò il resto della scrittura, che diventò poi slava e turca, e furono più o meno quelle le scritture di questo grande impero che sorse dopo, tant'è che quando poi hanno riscritto anche tutte le lingue che poi se le hanno scritte, sono state anche poi prese delle persone specifiche per tutto l'impero per scrivere delle lingue nuove dopo il reset per tutte le persone, per creare anche delle barriere linguistiche in questi nuovi stati che sono nati, effettivamente hanno fatto gli studi filologici e tutte provengono effettivamente dal russo, il latino, le declinazioni e addirittura l'ebraico, perché in questi primi tempi il russo non usava la vocalizzazione, si scrivevano solo le consonanti. Poi avevamo le lettere che si scrivevano in diverse posizioni, non c'era ancora un ordine. Da lì poi magari lo vedremo meglio. Sono riusciti poi a riscrivere tutte le altre lingue. Infatti io poi mi sono accorta che effettivamente se noi abbiamo le parole spagnole, come per esempio palabra, che vuol dire parola, significa parola anche in turco, e dove però significa presa in giro. E quindi comunque una volta che noi impariamo e leggiamo queste cose, poi troveremo mano a mano nella nostra realtà delle conferme a tutte queste cose in ogni ambito, perché mette esattamente in ordine tutti questi tasselli che se no non avrebbero alcun senso. Quindi Fomenko appunto individua Alessandria d'Egitto come la prima Roma. Secondo me, da quello che abbiamo visto dalle cronache di Nestore, che è un testo che comunque è stato rimaneggiato, perché come mi ha detto Dana lo insegnano a scuola, per cui non ci possiamo, a scuola in Russia, non da noi di certo, non ci possiamo fidare di questo testo, anche se ci sono delle cose interessanti, perché per esempio qua si legge che ci sono gli imperatori Adriano, Costantino nel Medioevo Bizantino, il che è strano, perché noi crediamo siano nell'antica Roma, nelle loro fonti sono collocati nel Medioevo Bizantino, che è la verità, e addirittura si parla di Manetone, l'antico Manetone egizio, di Beroso, l'antico Beroso caldeo, nel periodo bizantino. Quindi comunque ci sono delle cose per cui questo libro qua in Italia non ci deve stare. Però se prendiamo per buona la ricostruzione
del viaggio che ha fatto Sant'Andrea, che è andato dai Variaghi per andare a Roma, e la mettiamo insieme con quello che ha scoperto Felice Vinci, che loro avevano i loro primi luoghi erano quelli appunto della Scandinavia, e lì avevano i toponimi che poi si sono trasportati nel resto del mondo. A questo punto io penso che la prima Roma fosse proprio in Scandinavia, quindi potremmo parlare già di sei Rome. Poi non lo so, qua adesso non lo so a quanto tempo siamo, perché qua si incomincia un po' a parlare della storia, però immagino che sia tardi, quindi mi fermo. Guarda, no, allora tolgo intanto la condivisione. Abbiamo deciso di prenderci un po' più di tempo per non fare le cose in fretta e furia. Del resto Sara ha rilevato anche almeno una quindicina di domande, quindi ci dovrà essere spazio un pochino anche per quanto riguarda le domande. Magari Sara faremo una scrematura, perché non so se riusciremo con tutte. Comunque, se hai ancora altro da dire, vai pure Sara. Da qua in poi si incomincia a parlare della ricostruzione, quindi se vuoi mi posso anche fermare e poi incominciare. Magari posso organizzare un'altra puntata, che dici? Sì, perché poi da qua si incomincia. Siccome, siccome si parla della grande Tartaria e non sappiamo niente di questa Tartaria, in realtà sappiamo molte cose, sappiamo tutte queste ricostruzioni, che però va fatta secolo per secolo. E sono interessanti perché sono lunghe, e poi si va a parlare nello specifico della persona più importante, che era il più grande imperatore, che è quello che noi oggi conosciamo come Gesù Cristo, per cui bisogna riscrivere tutta la sua storia, quindi è un lavorone enorme che io penso che riuscirò a fare tutto alla fine nella conferenza. Ecco, lo sai Sara, questo è un grandissimo auspicio secondo me. Mentre stavi parlando, mentre stavi descrivendo, sono arrivate, in proprio nel momento in cui parlavi, due iscrizioni a un tuo corso di due persone, no? L'ennesima iscrizione, quindi ringraziamo queste persone. E, senti Sara, allora, in merito alla Bibbia, no? Perché comunque ovviamente la Bibbia è un testo che ci ispira, francamente io ho due frasi della Bibbia che conservo nel cuore, che comunque di fatto replico a me stesso e cerco sempre di ricordare, di riportare a coscienza, ma di riportare anche a sentimento, Però ovviamente come dovrebbe essere interpretata la Bibbia? Perché sembra che se noi mettiamo in discussione questo, mettiamo in discussione Dio. Ecco, puoi precisare questa cosa Sara, per favore? Sì, la precisione per me. Ti sento leggermente più bassa, Sara, mi confermi? Sara T9. Mi sentite? Meglio, molto meglio tesoro, brava, grazie. Ma mi avete sentito prima nelle mie... Perfettamente, infatti c'è una leggera differenza tra prima e da quando te l'ho detto. Adesso si sente benissimo, okay. Vai. Allora, diciamo che questo messaggio è così importante, è così bello, quello del verbo creatore di cui parla alla fine il Vangelo di Giovanni, che in tutta la Bibbia, io ho fatto un lunghissimo studio su questo che è culminato in una serie di 13 puntate che ho finito l'altro giorno dopo 7 anni di lavoro, insomma, che si chiama La nascita di Dio. E io sono andata a vedermi tutti i testi ermetici, cabalistici, sapienziali, gnostici, biblici, tibetani, tutto il mondo, maya, per andare a capire da dove viene la nostra idea di Dio e come tirare via una verità da una frammentazione così enorme. Quello che è venuto fuori è che c'è una verità che è rimasta sempre in tutte queste grandi frammentazioni, che è questo messaggio dell'unità cosmica, che si riferisce a ciò di cui parlava Giordano Bruno, ma si riferisce a un concetto di fisica dell'etere sulla nostra coscienza universale, che è fatta di questo grande mare, di questo grande etere universale, che è il substrato di tutto e che è cosciente. Quindi la grande coscienza unitaria del creato, di cui tutti facciamo parte, e poi sì, noi abbiamo spiegato in maniera più tecnica, anche con l'aiuto del mio collaboratore che è venuto a mancare quest'anno, esattamente quello che è stato fatto alla realtà per fare sì che noi siamo separati da questa coscienza a livello visivo, perché ci troviamo in un universo olografico che è un'illusione.
nella realtà noi siamo un'unica entità che sperimenta anche attraverso questa esistenza, che però è una simulazione olografica. E quindi il messaggio è reale, però è stato manipolato, ma non solo dalla Bibbia, è stato manipolato da tutti, è stato manipolato anche dai testi esoterici, è manipolato dagli alieni, è manipolato dalle sette, da tutti quanti, e tutti ci caschiamo, e io sono cresciuta nei testimoni di Geova, solo perché sentiamo risuonare dentro di noi questa verità che ci parla di questo grande mare cosmico di cui tutti siamo parte e che ci presta la sua coscienza e che ha questo battito che è quello che dà la vita. Per cui quando noi parliamo di buttare via la Bibbia e di buttare via tutti questi libri, ne stiamo parlando a livello storico, perché sono dei libri posticci e sono stati fatti, a parte che anche con la ricostruzione scaliseriana, cioè quella nuova della storia, si sa benissimo che la Bibbia, come ho fatto vedere poi nella mia serie, è una trasposizione del testo del Pimandro, che era un testo egizio, che era un testo precedente, dove lì c'era veramente il discorso della montagna di Pimandro, che era pastore di uomini e che raccontava queste cose di questo verbo creatore. Quindi in realtà si sa benissimo che a livello storico la Bibbia è un rimaneggiamento, in realtà quello che viene fuori grazie alla nuova cronologia è che non abbiamo prima il testo del Pimandro, dopo la Bibbia e dopo magari il Mahabharata o il bardo tibetano. In realtà c'era un'unica religione mondiale che poi è stata spezzettata e mandata in giro per il mondo e per i tempi, che era la religione cristiana, che aveva questo tipo di messaggio, ma insieme a questo tipo di messaggio aveva tutta un'altra serie di pratiche molto brutte, tra cui quelle sacrificali. E noi ci ritroviamo ancora oggi delle vestigia di tutto questo, che io ho fatto vedere in un'altra mia serie in 11 puntate. Quindi questo noi vogliamo dire semplicemente, che quest'unica verità è stata presa per manipolarci, semplicemente quello. Ecco, grazie Sara di questa precisazione, assolutamente proprio anche circostanziata. Quindi quando si mette in discussione la Bibbia non si mette in discussione Dio, si mette in discussione Dio come ce l'hanno raccontato, come ce lo stanno raccontando le persone che ci stanno dominando e insomma cercando di rendere schiavi sempre di più, che è chiara questa cosa. Sono spostate per Dio che non è quello di cui parlava, non è quello di Dio. Oh. Esattamente, grazie Sara di questo. Allora io tiro su intanto la nostra altra Sara. Allora Sara, per favore, stai pronta? Eccola qua tesoro, eccola qua. Ecco. Allora, ci sono tantissime domande. Intanto Sara Gamberoni, io ti faccio ancora i complimenti per come riesci proprio a rendere chiaro proprio. No, poi è una voce bellissima, te l'ho già detto anche in privato, né? Questo aiuta tantissimo, una dizione perfetta e quindi aiuta tantissimo proprio la comprensione di cose che comunque di fatto non sono sempre facili da comprendere, anche perché comunque scardinano un po' alcuni riferimenti, quindi nelle nostre menti vergini fanno un po' di fatica a essere percepiti. Grazie di cuore. Allora Sara, prego. Sì. Allora io parto perché un paio di persone ti hanno chiesto riguardo ai PDF e quello che avevi fatto vedere prima, che non so se è questo perché mi sono un attimo persa, però chiedono dove si può trovare il PDF delle cronache di Nestore anche in lingua originale. Loro sono Mary Olga. Telegram. Ah, Mary Olga sono? Ah, che belle. Sì. Nel mio canale Telegram. Ho anche quello in russo che mi ha mandato Dana, che l'ha trovato proprio in russo. L'ho messo sempre su. Basta che allora, lo vogliamo ricordare come si chiama il tuo canale Telegram? Elettrone Libero. Ok. Allora. Tra l'altro posso dire una cosa, visto che parliamo del canale Telegram, no? Anche Sara è stata vittima di una clonazione del suo canale, no? Allora, puoi spiegare velocissimamente cosa è successo? Infatti, io in questi giorni ero impegnata a finire la mia serie, il mio Colossal, per cui non mi ero accorta di tutto la diatriba di cui Luca è stato
in cui è stato coinvolto mi è dispiaciuto un sacco. A me è successo la stessa cosa, molte persone hanno cominciato a scrivermi: Sara, ma mi stai mandando dei messaggi con l'account Elettrone Libero, che poi non è quello che io faccio perché ho un altro account su Telegram per mandare i messaggi alle persone, chiedendomi se voglio delle cripto o dicendomi delle frasi sconclusionate sul nuovo, sul grande reset. Ho detto: ma che cavolo stai dicendo? Ho iniziato a scrivermelo, ho fatto un post dove ho detto: ragazzi, mi hanno scritto queste cose, sappiate che non sono io. Sotto mi hanno commentato un sacco di persone a dire che è successo un sacco di canali. Quindi c'è qualcuno che va a prendere i canali, li clona e si mette a chiedere in giro soldi, cripto e puttanate varie, insomma. Ma anche a mettere zizzagna, comunque. È quella cosa che ti hanno fatto, è stata terribile. Io poi so quanto è brutto tutto ciò, perché ho avuto a fare con parecchie persone che mi hanno fatto dissing, io ho cosa provi. Ecco, bene, ma sono uscito da inferni peggiori, ti posso garantire. Poi ogni volta che c'è qualcosa a questa maniera può essere sempre convertibile in grandissima fortuna, come se non avessi abbastanza, e questo purtroppo fa dispiacere alle persone, però tutte le volte che le persone sarebbero per questo, a me mi caricano di fortuna, io quindi ve lo dico per correttezza. Prego Sara, tesoro. Allora, io partirei con Katia che chiede: buongiorno splendori, domanda, ma quando e perché hanno deciso di invertire i punti cardinali? A quanto pare lo si sa da un po', io l'ho scoperto ora, pertanto qualcuno prima si sarà fatto la domanda. Non lo so, qua all'epoca della cartografia ottomana abbiamo questo qua, che è il libro per me più bello del mondo, perché è la cartografia che a scuola non mi hanno insegnato, che invece è quella più recente. Ce lo fai vedere, Sara, ce lo fai vedere un attimo? Scusami, ti metto in prima, scusami un attimo. Ecco, vai. Questa è, sono le carte di Piri Reis. Piri Reis, che è colui che è diventato famoso anche nell'ambito nostro, del complottismo, eccetera, eccetera, perché mostrava in alcune sue carte delle terre oltre l'Antartide, che noi non abbiamo nel nostro planisfero, non abbiamo nel nostro mappamondo. Poi lui mostrava anche delle carte dell'America in epoca ottomana, cioè in teoria non si sapeva come poteva aver scoperto queste cose belle. Cioè, quindi sta parlando della nostra, no? Dei nostri continenti, dove in queste carte venivano mostrati altri continenti. Esattamente, sì. Piri Reis, all'epoca sua, noi avevamo spesso questa cosa che si invertivano i punti cardinali, però una vera e propria data non c'è, perché per un po' le due modalità hanno coesistito, quindi non so esattamente, però fino al 1500, fino al 1500 più o meno, 1400 e qualcosa, molto spesso sì, erano proprio invertiti completamente, e quindi sì, più o meno comunque la zona medioevo, quello che crediamo sia il Rinascimento, non so, non c'è una data vera e propria, l'hanno fatto in maniera un po' graduale, insomma. Che sarebbe questa che ce l'abbiamo, Sara, correggimi se sbaglio. La mappa di Piranis. Oddio, sì. Vabbè, ovviamente lui non. Questa qui è la Kobayashi, però non so se è la stessa cosa. Bella questa, però, perché è bellissima. Ah, vuoi vederla ancora? È bella perché si vede proprio tutta la sezione dell'onda stazionaria, dei cerchi concentrici con cui loro costruivano una volta. Infatti abbiamo Atlantide, che era fatta così, con i cerchi, e poi abbiamo anche, quando andremo a vedere magari il vecchio impero, tutte le capitali erano a livello, erano proprio costruite come dei cerchi concentrici intorno a quella che era la vera Roma dell'epoca, che era Novgorod, Vladimir, Suzdal, e anche Mosca è fatta nello stesso modo. Vedi che costruivano perché loro prendevano l'onda dell'etere e quindi utilizzavano queste forme dell'onda stazionaria, dell'onda, quella che crea, insomma, l'onda dell'etere. Bella, però non credo sia questa. Sì, infatti Sara ha ravvisato una... Questa è la carta di Kobayashi. Allora. Ok. Questo mi pareva interessante, di Marcella Manca. Ho sentito parlare della Damnatio Memoriae, che dovrebbe essere una condanna inflitta da Roma ai popoli cui imputavano gravi colpe
per la quale esso doveva sparire dalla storia, cancellandone ogni notizia. Potrebbe avere un senso? Ha un senso, però non veniva fatta dalla Roma che crediamo noi, perché la Roma, come ho detto, ce ne sono state 5 o 6, l'ultima era Mosca, tra l'altro, e ed è vero quello che, cioè, quello che hanno fatto alla fine i Romanov, che anche il cognome dice tanto alla fine, perché abbiamo una Romania, perché abbiamo i Romanov, che sono tutti russi, e sembra, insomma, riporta a Roma questi nomi, è quello che loro hanno fatto effettivamente, la dannata memoria. Sì, se sostituiamo l'antica Roma con la Roma russa, assolutamente lo facevano, e divide e impera era sempre una cosa che loro facevano, solo che non lo dicevano in quella lingua e erano russi. Per il resto sì, quello è vero. Grazie. Allora, Mauro chiede, ma il diluvio è avvenuto locale attraverso una deglaciazione, mi pare, del Mar Nero, e creando un'inondazione sino in Mesopotamia? Non ci sono, cioè, non ci sono, sono delle ricostruzioni fantasiose. In realtà sono stati studiosi che hanno cercato le prove dei diluvi, ne ho parlato proprio nella mia serie sui fiumi, in cui ho parlato di tutte queste questioni geologiche, che sono molto, molto, molto labili, che non hanno modo di essere verificate e che sono delle vere e proprie scuse. Noi sappiamo che, l'ho detto anche nell'altra puntata, che diluvi all'epoca c'erano talmente tante esondazioni di fiumi che era veramente semplice coprire di fango un'intera zona. E ci sono state prove di almeno 5 diluvi a livello stratigrafico, però non, quando qualcuno vi viene a dire queste cose su epoche di cui voi non potete avere nessuna contezza, sappiate che purtroppo molto spesso cozzano proprio con quelli che sono i dati veri e propri. Infatti io ho fatto l'esempio della mia città di Ferrara, che dicono che si è alzato il piano del Calpestio per delle esondazioni, quindi diluvi di fango, esondazioni del fiume. In realtà non è vero, quando tu sei andato a fare gli scavi archeologici sono stratificazioni di vecchie abitazioni, quindi sono città distrutte e ricostruite sotto. Quindi in realtà quando poi uno va a vedere posto per posto trova che non è così. Quindi poi ognuno può credere a quello che pare, però bisognerebbe andare a verificare. Prego. Allora, questo di Aileen, ma i popoli africani non sono mai stati coinvolti? Sì, sono stati coinvolti anche i popoli africani, infatti era un impero mondiale la cui prima parte era proprio nell'Africa del Nord. E poi però andando a vedere le ricostruzioni poi che ha fatto Fomenko delle vecchie carte, provo a farvi vedere. Allora, vi faccio vedere. Dimmi quando devo condividere. Se trovo una carta dove c'è la ricostruzione dei vecchi confini del territorio mondiale russo, non è questo. Gran parte dell'Africa e dell'Oceania era fuori da tutto questo, era, adesso lo faccio vedere, lo troverò. Ah sì. Allora, intanto ricordo il canale di Sara Gamberoni, che si chiama Elettrone Libero, e, per quanto riguarda quello Telegram, quello YouTube è ancora Elettrone Libero, vero? No, è Resonance, il nuovo spazio di Elettrone Libero, che se non me lo chiudevano con lo stesso nome. L'ho trovata la carta. Vado, Vai. Ah, devo fare la condivisione magari. La vedi? Aspetta. Non mi risponde più il computer. Ah, allora, c'è la condivisione. Certo. Ce l'hai? Allora si vede? Sì. Ok, questa è la carta. Questi sono stati poi disegnati a seconda della costruzione. Quindi avevamo, questo era il vecchio impero.
Quindi pare che comunque gran parte dell'Africa e dell'Oceania fossero fuori da tutto ciò. Per il resto, era, questa era proprio la grande Tartaria, era tutta questa zona qua. Posso interrompere se volete. Ok. Ecco, ricordo, visto, sì, ma è un po' di ritardo, eh? Comunque sì, quando tu ci dici una cosa non la facciamo subito, stai tranquilla. Allora, intanto ricordo che Sara, vedete, no, che comunque ha questo viso minaccioso, questa aggressività, non vero pericolo per la società, le sono stati chiusi 3 canali. No, sì, 4. 4 canali. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Avevo paura. Mi scusi che mi sta bussando un amico, sul serio, e tu intanto rispondi che ti sento, eh? Cosa ho detto? No, cose che se le dico qua mi chiudono di nuovo, vi chiudono anche a voi. No, sì, all'epoca sì, ho parlato di tante cose di cui non si doveva, però poi hanno iniziato a chiudere per senza motivo. Uno me l'hanno chiuso per la puntata 10 della serie La Nascita di Dio, dove non dicevo niente, un altro me l'hanno chiuso. No, fallo entrare. Trailer dove non si diceva niente, cioè me li chiudono. Ma c'è Ricky? No, c'è un'altra persona. Chi sarà la nostra ospite? Chi sarà il nostro... Falla entrare. E noi abbiamo un gatto che si chiama il custode. Quando ti vede ti accompagna alla porta. Lui sa quale porta è. E quindi, grazie. Signore e signori. Buongiorno. Sara, ma grande, grande. Ciao, Sara. Sara. Ciao, Sara. Da quando sei arrivata? Come? Pochi giorni. Grazie. Con tutta la sua famiglia, 2 bambini meravigliosi, seguiranno qua, ti ho fatto delle foto tra l'altro. E me le hai mandate? No, non ho ritenuto il caso, però l'ho messo su Facebook, insomma, ecco. Ah, ok, no, Facebook, però... Sì, sì, vai, scusate l'interruzione, eh. No, aspetta, vai. Allora, vado? Allora... C'era questo qui di Toddy Marco che chiede: è tutto in mano ad alieni? Siamo stati messi qui da loro e queste persone, che non so se si può dire in realtà, che comandano tutto, sono manipolati da loro. Questo è quello che pensavo anch'io, su cui infatti ho fatto tutta la mia serie La Nascita di Dio. Poi alla fine, grande, vero. E poi dopo alla fine sono andata a vedere anche questa narrativa e ho trovato che anche questa serviva a coprire un'altra cosa ancora. E su questo ho fatto una serie che si chiama Tulpoidi, che alla fine ciò che questi alieni devono coprire, questi alieni che noi conosciamo come alieni, sono delle egregore che noi creiamo dal nostro inconscio collettivo attraverso la nostra psicotronica e i governi mondiali per coprire le loro operazioni terrestri tecnologiche, si servono di questi come copertura, e queste sono delle cose che sono state provate da un fisico fra tutti, che si chiama Tom Bearden, che è stato, insomma, è stato nella NASA, è stato un po' dappertutto e ha scritto tanti libri su questo, e ci ho fatto una serie in 4 puntate in cui faccio vedere queste cose. Quindi alla fine di tutto anche la narrativa degli alieni è una narrativa depotenziante che serve a farci credere che noi siamo controllati, non possiamo fuggire, e soprattutto che lo siamo da un sacco di tempo, perché ci sono questi antichi astronauti. In realtà viene fuori che non è molto tempo che noi poi siamo schiavizzati, perché se la nostra storia in realtà scritta non ha più di 1000 anni, e che questi alieni in realtà non sono quello che crediamo noi, che sotto ci sono delle altre forze che non sono neanche gli E puntini puntini che noi crediamo, perché non sappiamo neanche cosa sono loro veramente, ma è quest'altra stirpe di questi nordici, di questi vichinghi dolicocefali che vengono da oltre l'Antartide, che sono poi la nostra nobiltà nera, che sono una nobiltà digitale che praticamente non possiamo dire che siano veramente alieni, perché alla fine sono terrestri come noi, però hanno questo interesse a digitalizzare da sempre
e quindi fanno queste cose, e per fare i loro esperimenti conoscono la nostra capacità di materializzare e ci fanno materializzare le nostre paure, tra cui anche gli alieni, ma sono delle forze fisiche che abbiamo esplorato, quindi sì, se lo dico così magari sembra strano, invece sono delle cose che sono state provate, per quello che ora farò anche la serie, farò il corso sulle capacità psicocinetiche, perché le persone devono prendere coscienza di quanto è forte e potente questa energia che hanno, perché è un'energia fisica misurabile che può fare qualsiasi cosa, persone singole possono materializzare apparizioni, quello che noi vediamo fare in tutte le sedute spiritiche, che si muovono i tavoli, è la nostra psicocinesi che fa queste cose, e noi non ne abbiamo idea, crediamo che siano spiriti, cose che vengono da fuori, in realtà siamo proprio noi a farlo, e se noi non conosciamo questo potere, figuratevi chi lo conosce che cosa ci può fare e avere paura di noi stessi. E quindi noi abbiamo paura di forze esterne che ci fanno del male, non sappiamo che siamo noi che facciamo tutto, quanto siamo potenti. Quindi la cosa più importante è che ce ne riappropriamo per uscire da questa manipolazione, perché tra cui l'attenzione è la cosa più importante, per cui è molto importante che focalizziamo la nostra attenzione su cose specifiche e neanche per sbaglio su quello su cui vogliono farlo loro, perché la nostra attenzione ha un potere enorme, potere di guarigione a distanza, di influenza remota, possiamo fermare i cuori a distanza, possiamo fare qualsiasi cosa. Ho fatto un documentario anche che ho tradotto, che si chiama Third Eye Spies, proprio degli fisici della Stanford Research Institute, che per 20 anni hanno tenuto alla CIA il programma militare di queste cose, e facevano proprio il training, addestravano i militari a fare queste cose, e lo hanno fatto per tantissimo tempo, per cui vanno conosciute queste cose qua, e bisogna uscire da queste narrative che alla fine sono proprio mainstream, quelle degli alieni che ci hanno messo qua a fare delle cose. Insomma, è un lavoro che io ho fatto in tanti anni, che non posso sintetizzare qua in 2 secondi, però vi invito magari ad andarlo a vedere. Stavo sentendo, Sara, con grande interesse questa cosa rispetto agli alieni, no? Di cui io, un po' come la terra piana, non ho una posizione, no? Però se io mi devo basare sul fatto della censura, tu sai, no? Per capire chi comanda basta vedere chi è che non puoi criticare, no? E viceversa anche, no? Se io guardo il grado di censura, i canali che parlano di alieni e le persone che parlano di alieni vanno sul velluto, non è vero? È verissimo, perché c'è questo... Questa è una cosa da tenere in considerazione, non è un'illazione, è un'evidenza. Se poi qualcuno si ribella a questo, magari non gli va bene, purtroppo deve rinunciare al suo senso critico, non è così. Prego. È così, infatti io ne ho parlato tanto tempo, poi quando ho cominciato a vedere quello che c'era dietro, tra cui la cosa più importante è che proprio la religione New Age si basa su questi alieni che devono essere le nuove divinità, e questa deve essere la religione del nuovo ordine mondiale, per cui... Molti hanno iniziato a farmi dei dissing pesantissimi quando ho cominciato a fare queste cose, e di cui ho sofferto anche, di una persona che tu sai, Luca, che conosci bene. Poi alla fine viene fuori che purtroppo è così, per cui alla fine la verità vince su tutto, no? Però se ne continua a parlare, un po' come si parlava male di QAnon eccetera, poi alla fine la verità viene fuori. E guarda caso, tutte le persone che ci parlano di questi alieni e vanno dappertutto, vanno da Red Ronnie, vanno in televisione, vanno sul Fatto Quotidiano. E non hanno limitazione alcuna, proprio nella maniera più assoluta. Non hanno la minima censura, anzi si vede proprio che l'indicizzazione sale. Tu sai, no, che comunque c'è un programma che sulla base di certe tematiche, un canale che ha una certa reputazione dal loro punto di vista, a seconda di quello che tratta, può essere più o meno spinto, ecco, così, no? E le vedi che schizzano alle stelle, no? Cioè, per esempio, anche, che ne so io, Omega Click, no? Omega Click è un personaggio che fa tantissime visualizzazioni, un grandissimo professionista, si vede che dietro c'è uno studio, appare solo lui, ma si vede che c'è uno studio,
E ha detto delle cose, insomma, veramente anche inquietanti. Per esempio, parla della NASA come se dicesse, come se fosse un'istituzione, insomma, vera. Ecco, questa è una cosa veramente preoccupante, no? Perché solo per il fatto che per entrare alla NASA c'è bisogno di una grande qualifica, no? Ecco, quindi di conseguenza deve essere per forza di cose un'istituzione di rappresentanza. Ecco, insomma, ma non solo Megaclick, no? Ce ne sono tantissimi. Che tutti quelli, guarda, non c'è, tutti quelli che parlano di alieni non hanno la minima censura. Questo è un buon principio per capire un pochino anche la giustezza di determinati argomenti, che io, di cui non entro in merito, però osservo questo fatto inequivocabile. Prego. Posso andare? Sì, tesoro, sì, sì. Sì. Allora, Mario chiedeva, Sara, io penso che sia anche collegato con il brigantaggio del 1860 in Italia, con il regno delle due Sicilie, i Borboni, eccetera, e per questo reset. Sarebbe bello approfondire. È collegato nel senso che il reset alla fine è incominciato con l'epoca dei torbidi in Russia, con l'ascesa dei Romanov, che è quella storia che noi leggiamo nella Bibbia come la storia di Giuditta contro Oloferne, la storia di Ester Mardocheo. In realtà parla di questo periodo dei torbidi, di questa principessa moldava. Vabbè, qua però non si può dire perché diventa, non si possono dire queste cose qua. Fatto sta che da lì è incominciato c'è voluto un po' di tempo per fare questo. E infatti l'ultima parte, come ho detto, poi alla fine del vecchio impero della Grande Tartaria, che era quella dove i regnanti precedenti ai Romanov si erano andati a rifugiare dopo che i Romanov hanno preso il potere, tra cui anche quella che noi oggi conosciamo come la Cina, ed era la stirpe dei Manciù, che Manciù alla fine è una trasposizione di mongoli, che erano questi imperatori russi, insomma, che sono andati poi a stabilirsi lì, eccetera, eccetera, eccetera. E, dopodiché, alla fine, i Romanov non sono riusciti a mantenere tutto quel territorio che poi avevano ereditato, e alla fine del 1800 poi l'hanno dato all'Alaska ed è sparito tutto quanto. Ma nel frattempo succedevano tantissimi casini in Europa. Io ho fatto un'intervista a un mio ex vicino di casa, che era il nipote della persona che ha fondato la loggia Il Grand Oriente, mi sembra, d'Italia, insieme a Giuseppe Garibaldi, che si chiamava De Luca. E praticamente noi abbiamo fatto, lui mi ha raccontato proprio tutto quello che era in retroscena, quindi c'erano i regnanti inglesi che erano comunque imparentati con lo zar Romanov, che erano imparentati coi Borboni. Quindi quello che è successo è che da quello che noi abbiamo un po' ricostruito, in realtà ovviamente Garibaldi massone, Mazzini massone, è stato tutto un gran complotto per rubarsi tutto l'oro del Banco di Napoli, e poi anche lì hanno riscritto la storia dicendo che il sud era sempre stato povero, mentre in realtà il sud era ricchissimo, ma lì sono stati in Savoia manipolati dai regnanti inglesi, che hanno fatto questo grande colpo, e Garibaldi è stata la mano ed è stato un reset anche quello, e i briganti, che erano le popolazioni locali, non erano i briganti poverini, e sono stati tutti massacrati nel sangue. Quindi sono stati anni di grandissima distruzione e ricostruzione, perché da lì poi nasce l'Italia unita, no? Quindi dietro tutte queste grandi cose ci sono delle enormi distruzioni, ed è stato un percorso in varie tappe, perché comunque essendo in tutto il mondo, ogni posto localmente ha dovuto rifare su una propria nuova amministrazione, sul nuovo regime, per cui hanno fatto fuori tutti quelli che erano rappresentativi del mondo che c'era prima, praticamente. Scusate, Vera mi ha appena fatto un regalo, grazie. Grazie, per il mantenimento ho fatto un cazzo, grazie. Bene, bene. Allora, chiedevano, grazie intanto Sara, faccio vedere il regalo, bellissimo. Chiedeva Elisa Ambrosette se tu le cose, perché tu fai anche dei corsi dove poter affinare le proprie capacità mentali, ecco, se fai queste cose, se fai dei corsi in merito. Il corso delle capacità extrasensoriali è proprio il corso
corso, diciamo che sono le tecniche che sono state desecretate e pubblicate da questi stessi scienziati che le hanno ideate alla Stanford Research Institute, e sono importanti perché ti fanno assolutamente uscire dall'idea che tu abbia bisogno di entrare in una setta, di imparare una ritualità per affinare le tue capacità psichiche. Quindi in questo modo tu vai a dare un sacco della tua energia anche a parassiti e anche a organizzazioni, quando non c'è bisogno, perché, come spiegano loro, e anche questa era una cosa che era risaputa, un unico messaggio che anche questo era sparso un po' per tutte quelle che noi crediamo antiche tradizioni, che l'unico modo per arrivare a utilizzare, e noi parleremo di ESP, quindi visione a distanza più che altro, non di psicocinesi, quelle cose lì non mi permetto assolutamente, è semplicemente la consapevolezza nuda, ovvero il quietare il brontolio mentale. Una volta che quieti il rumore mentale, riesci a prendere il segnale che sta appunto nel campo quantistico ed accedere a tutte le informazioni che vuoi, senza bisogno di entrare in nessuna setta, senza bisogno di prenderti droghe, senza bisogno di entrare in religioni. Quindi è molto importante questo, è una cosa così semplice e che tutti possediamo, e non c'è qualcuno che te la può insegnare. Ci sono delle semplicissime tecniche che sono state studiate e utilizzate per tanti anni e che noi vorremmo utilizzare a scopo di bene, cioè per tornare a essere una mente, una psiche integrata umana, ma più che altro per poter materializzare quello che vogliamo. E noi già lo facciamo da un po' su un canale Telegram che ho aperto all'inizio del 2020, dove lo usiamo per la guarigione delle persone che hanno bisogno. Mettiamo un intento, tutti quanti pensando a quella cosa, in risonanza le persone guariscono. È una cosa che è stata studiata e riprodotta in laboratorio per almeno 50 anni e di cui non si parla, perché se si sapesse, questo sappiamo, possiamo immaginare che implicazioni avrebbe anche a livello economico poi. Per cui sì, in questi corsi insegniamo queste tecniche, che sono le tecniche della Stanford, che sono molto semplici. Alla fine ti insegnano qualche piccolo trucco per quietare il tuo rumore mentale, focalizzare la tua attenzione su qualsiasi obiettivo tu abbia, insomma, in qualsiasi spazio-tempo universo. Perché così hanno scoperto gli anelli di Giove, tra l'altro molto prima che ci andassero le sonde. Ecco, grazie Sara. Allora, tu intanto, Sara T9, prepara l'altra domanda, per favore. E voglio fare una precisazione. Siccome ci sono ovviamente Sara e anch'io, e del resto, Sara Gamberoni, dicendo, prendendo alcune posizioni, ovviamente spodestano, no? Quelli che sono i mostri sacri, portatori di altre, diciamo, condizioni. Ecco. E quindi da lì si possono anche un po' innescare dei principi, ma come Allah sta parlando di questa persona, eccetera, no? Allora, vi dico solo una cosa, ecco. Il principale, prima ancora di renderci schiavi, hanno smesso, senza che noi ce ne accorgessimo, hanno smesso di farci pensare, hanno iniziato a farci appartenere. Quindi non siamo sempre più degli individui che non hanno delle idee proprie, ma che sono sponsorizzati dai loro influenze, dai loro beniamini, che cercano assolutamente di proteggere a discapito anche della razionalità. Io non so come stanno le cose, so perché però che noi ci liberiamo soltanto quando iniziamo con discernimento a pensare. Non ci sono riferimenti, vi prego di non avere riferimenti, influencer, persone che pensano per voi, perché questa è all'origine della nostra schiavitù, ok? Il fanatismo è quello che poi ci rende schiavi, l'autofanatismo è quello che ci rende schiavi. Concordi Sara Gamberoni? Penso che anche l'altra Sara concordi su queste cose. No, lei di sicuro, lo so per certo. sì, concordo, cioè, come vedete io non mi riferisco mai a luoghi, cose, persone nello specifico. Io semplicemente guardo quelle che sono le cose e gli studi, e se questo va contro ad altre cose che dicono altre persone è normale, ma sono tanti anni che sono abituata a fare arrabbiare, ma io non dico niente, io semplicemente porto delle documentazioni, poi chi vuole se le legge e se le guarda, e chi non vuole può ascoltare. Io non riesco neanche,
ad ascoltare. Io non so, anche tanta gente che mi dice: ma hai visto questa persona cosa dice? Io no, io non riesco a seguire altre persone e altre cose perché non ho tempo, ho le mie cose da fare, sono sempre lì che studio e quindi mi dispiace, ma non, proprio non ho alcuna intenzione di dare contro. Io guardo solo quelle che sono le cose e guardo quelli che sono i risultati poi sulla nostra sanità mentale e so quanto male hanno fatto queste sette, tra cui qua che Aristide parla di Madame Blavatsky, eccetera, eccetera, tutte queste persone che hanno anche, scusate che non ho più voce, si sono appropriate anche della nostra capacità psichica, per cui noi adesso vediamo queste cose come occulto, abbiamo paura di noi stessi perché abbiamo avuto persone che l'hanno sfruttate per il male, ma che le utilizzano. Allora perché noi non conoscere una cosa che è una nostra naturale abilità? Naturale abilità, come dire che sappiamo camminare per il bene, perché altrimenti è come se non ci insegnano a camminare e noi dobbiamo stare sulla sedia a rotelle per forza. E un giorno impariamo a camminare e si arrabbiano quelli che vendono le sedie a rotelle, è normale. Però a noi interessa che cosa? Ci interessa avere sviluppato al massimo il nostro potenziale di essere umano su questa terra. È quello che interessa a me almeno, che penso, so anche a lui, perché se no non avrebbe un canale così potenziale. Così? Potenziante. Ah, che tesoro, grazie. E tra poco bisogna dirlo, tu mi guardi, perché mi dici sempre tutto quello che faccio, quindi evidentemente insomma... Eh certo, a te sì. Grazie tesoro. Ultima domanda, siamo andati un'ora e mezzo, io starei un giorno e mezzo a ascoltarti, Sara, però ovviamente tu hai una vita, immagino, quindi e anche l'altra Sara, credo, per cui e anche le persone che ci stanno ascoltando. Per cui ultima domanda per noi, poi andiamo in chiusura, prego. Allora... Se deve essere l'ultima, faccio Concetta che chiede: tutti i segreti allora sono nelle chiese e monasteri? Lì si trovano tutti i segreti delle civiltà? Ma i segreti, lì si trovano alcune vestigia di cose che però a noi vengono mostrate sotto un'altra luce e gli viene data un'altra spiegazione. Però lì si trovano le vestigia, infatti è da poco tempo... Insomma, sappiamo che il conte Dracula probabilmente seppellito a Napoli, lì hanno trovato delle iscrizioni in delle lingue sconosciute che si diceva che era il greco e le ha fatte vedere proprio fanpage queste cose, poi me le hanno mandate e le ho pubblicate su Telegram. Quindi di volta in volta uno poi vede che ritrova sempre questa nobiltà nera che viene sempre dall'est e che stava qua anche in Italia, al sud Italia, che tutte queste costruzioni che vediamo erano riconducibili in realtà a un altro periodo storico che era quello fino appunto a che non hanno fatto questo cambio politico e si riferiva a una matrice russo-turca, quindi tartara. Quindi noi vediamo questo tipo di architetture fatte appunto per prendere l'energia dell'etere e di queste matrici orientalizzanti e che avevamo una lingua che oggi noi non possiamo leggere e capire, tant'è che quelli che hanno visto questa stele del conte Dracula lì a Napoli hanno detto: è incredibile perché c'è scritto nei documenti che è greco, ma è una lingua che noi non conosciamo. Certo, perché le lingue greche che noi conosciamo oggi le hanno riscritte dopo quest'epoca. Prima avevamo altre lingue, ogni tanto si ritrovano queste cose, luogo per luogo le persone possono trovarle, ma non è che sono nascosti dei segreti, tutte queste cose in realtà sono state spiegate, e come ho detto c'è il sito del professor Fomenko che ha messo tutto gratuitamente, bisogna avere voglia di leggere e poi di andare di luogo in luogo a vedere il mondo con occhi diversi e si riusciranno a fare tutti i collegamenti. Ok, grazie mille. Allora Sara, sei veramente splendida. L'altra Sara, per favore, puoi prendere il canale Telegram di la condivisione del canale di Sara e lo metti nel nostro canale in Zion Telegram, così le persone sono facilitate nel trovarlo, sì. Molte hanno detto che volete appunto iscrivere. Anche il canale Resonance di YouTube di Sara, un canale molto importante, potete iscrivere.
E ricordo che Sara è presente in alcune parti d'Italia, ci sono dei corsi che potete vedere nella piattaforma Zion, andando a digitare anche Sara Gamberoni, e vedete i corsi che comunque stiamo organizzando per lei. Alcuni riguardano le capacità psichiche, alla fine non sono extrasensoriali, è un altro senso che abbiamo, però le chiamiamo così, ESP. Ecco. Mi sono corretto per questo, e anche sulla vera storia dell'umanità. Considerate che io ho fatto volutamente un corso insieme a lei nei giorni sabato e domenica a Colle Salvetti, per poter assistere di persona, perché non me lo voglio assolutamente perdere. Questa è la considerazione che ho per Sara, veramente grazie di cuore. Allora, metto in evidenza anche lo splendido regalo che mi ha fatto Vera. Mi ha regalato un zaino meraviglioso con un portacomputer veramente stupendo, quindi grazie Vera. E vuoi leggere? Come? Un inzaino. Cosa si fa, Sara? Si legge una parte del libro o è tardi? Chiudiamo. Cosa si fa? Se è breve, forse magari è il caso di leggerla. E leggi. Leggo. Semmai l'accorcio, l'avevo presa un po'. La leggo flash. Aspetta. Allora. Apri così a caso. No, ma avevo aperto a caso prima e l'ho trovata, solo che devo tagliare. Allora, facciamo un esempio. Se adesso decideste di alzarvi in volo semplicemente sbattendo le braccia, riuscireste a farlo per il solo fatto di averlo pensato? E se invece qualcuno vi chiedesse di alzarvi per fare due passi? Sono abbastanza sicuro del fatto che, a meno di impedimenti particolari, la maggioranza delle persone sarebbe in grado di alzarsi per camminare. Quindi, perché in un caso riusciamo nel nostro intento e nell'altro invece no? È ovvio che esistono delle leggi fisiche a cui siamo soggetti, ma dobbiamo sempre considerare che, non avendo mai provato a volare prima d'ora, abbiamo già introiettato nelle nostre convinzioni l'impossibilità di farlo, e questo caratterizza tutte le nostre azioni. Grazie mille. Tratto da che capitolo? Guarda altrove. Guarda altrove del mio libro, che sta andando benissimo, grazie ragazzi, 32esimo posto, ho visto c'è anche una recensione di Lucia, bellissima, grazie di cuore. Lo trovate nel Giardino dei Libri, perché Macro Riparsi non ha voluto pubblicare il mio libro. Ti lascio con un delizioso, con una carezza di Riccardo Corongiu, guarda che bella. Leggi pure Sara? Addirittura. Quando mi dicono la parola scienziato, l'unica anima che è degna di tale titolo è Sara Gamberoni. Sai che si sta creando un bel rapporto, una bellissima unità tra tutti noi, no? Che la pensiamo, io, te, Riccardo, ovviamente anche gli assistenti che partecipano a questo, no? Però insomma, quelli che poi parlano di questi argomenti, nonché anche da tutte queste persone che di fatto poi riescono a portare avanti, ognuno al suo modo, no? Io sono un allievo in questo campo, ovviamente, no? Però mi piace esserlo, e mi piace avere a che fare con persone come Riccardo, con cui si è creata un'amicizia meravigliosa, ovviamente anche con Sara. Riccardo lo vivo tutti i giorni, praticamente in questo momento. Sara ancora non l'ho conosciuta di persona, ma vorrò farlo al più presto. Bene, Sara di qua, Sara di là, grazie di cuore, e rimani un secondo Sara, perché fissiamo poi un'altra data per la quarta parte. Ringrazio tutte le persone che hanno condiviso, che hanno commentato, che hanno verificato la propria iscrizione al canale, che diciamo viene tolta. Grazie a tutte le parole belle che ci avete rivolto in questo periodo molto molto particolare per noi, che però significano due cose. La prima è che siamo reduci di un'esperienza molto molto potenziante, che le persone che non lo sono ovviamente hanno visto con un po' di spiego, e anche che questa è un momento in cui noi stiamo manifestando un grandissimo potenziale, che di conseguenza le persone che dal nostro punto di vista non sono proprio l'ideale per noi, no, manifestano con avversità, il che vuol dire si tramuta in una vera e propria benedizione. Quindi grazie anche a loro involontario sostegno, grazie però a quelle che invece il sostegno ce l'hanno dato sul serio. Vi lascio con un webinar di Monica Clementi, che stiamo organizzando sulla numerologia. Per favore andate a vedere anche i webinar che abbiamo a giro, perché sono veramente, veramente molto interessanti. Via i banner, ciao Sara, un bacio a tutti. Ciao a tutti, grazie Riccardo, ciao, un bacio. Ciao a tutti.